Nuovo intervento di Lega Ambiente sulla vicenda del grave inquinamento che da 2 anni colpisce le sorgenti Oro e Misericordia e da qualche giorno anche alcuni pozzi che riforniscono di acqua potabile il comune di Ragusa. In una nota inviata al commissario straordinario Margherita Rizza, l'associazione ambientalista evidenzia come l'inquinamento non solo abbia determinato, ma verosimilmente determinerà ancora una forte riduzione delle disponibilità idriche per i cittadini. La fonte dell'inquinamento è stata individuata dall'ARPA in alcune aziende zootecniche che ricadono nell'area di ricarica delle sorgenti Oro e Misericordia. Fino a quando non si interverrà sull'origine del problema, dice Legambiente, l'inquinamento rischia di continuare ad aggravarsi, in particolare ogni qualvolta ci saranno piogge di un certo rilievo, mettendo continuamente a rischio la qualità dell'ambiente, delle acque potabili e la salute dei cittadini. Anche in questa vicenda, come in molti altri casi, chiarisce l'associazione ambientalista, la normativa c'è, ma non viene o viene mal applicata. Né ci sono adeguati controlli. Lega Ambiente chiede quindi al commissario di intervenire al fine di imporre specifiche prescrizioni, compresa la sospensione a tempo determinato, ovvero il divieto d'esercizio delle attività di utilizzazione agronomica degli affluenti zootecnici nell'area in questione, visto che per assicurare la protezione del patrimonio idrico nelle zone di protezione delle aree di ricarica delle falde, le autorità possono adottare limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti zootecnici.